Buonasera e ben ritrovati a Gold Time. Ritorniamo e vi terremo compagnia per le prossime 29 settimane, 29 settimane con il calcio dilettanti delle province di Parma e Piacenza, con contorno anche del Basso Reggiano, del Mantovano, un po' di tutto e con un occhio speciale anche con il Pro Piacenza, formazione di Lega Pro, che è rimasta, diciamo, in questo contesto di Piacenza e di Parma, un pochino l'unica formazione professionistica che c'è. Bene, come sempre la mia compagna di viaggio è la bellissima Arianna Anelli, eccola qui, che ci presenta gli ospiti di questa sera. Buonasera a tutti, vado subito a presentarvi i nostri ospiti. Stasera abbiamo qui con noi Filippo Eva, attaccante Fraore, e Marco Giovati, direttore sportivo Fidenza. Ecco, Marco Giovati che sarà anche il nostro opinionista, che ci terrà compagnia tutte le settimane. Con lui andremo a parlare un po' di tutti quelli che sono i risultati di giornata e gli andamenti delle varie squadre. E la novità di quest'anno è che avremo due collegamenti esterni, quindi massima diciamo, propensione al calcio dilettantistico, ma anche al calcio dei giovani, perché andremo a conoscere tantissimi giovani che saranno le future stelle appunto del calcio e speriamo che fra di loro ci siano dei professionisti bravi e che possano calcare i migliori stadi italiani. Detto questo, andiamo subito a vedere i nostri collegamenti. Primo collegamento con il centro congressi Galileo di Piacenza, dove ci sono Francesca Montanari e Anna Maria Botti. Buonasera Daniele, a te e ai tuoi ospiti. Per noi stasera nuova location, siamo al Centro Congressi Galileo di Piacenza. Ospite il Pro Piacenza, unica squadra professionista del Ducato. Stasera veramente in tantissimi. Francesca Montanari presenta il cuore di questa società. Grazie Anna Maria, ciao Daniele. Adesso presento i nostri ospiti di stasera. Alberto Burzoni, consigliere del CDA. Roberto Tagliaferri, direttore generale. Daniele Moretti, responsabile del settore giovanile e allenatore degli esordienti 2004. Riccardo Francani, direttore sportivo. Il mister della prima squadra, William Viali. Ermanno Fumagalli, portiere. Gianluca Barba, centrocampista. Dembe Sal, difensore. Ma ci sono anche tutti gli altri allenatori. Marco Cassinelli, allenatore degli esordienti 2005. Walter Pagani, allenatore dei Pulcini 2006. E Simone Maschi, allenatore dei Pulcini 2007. Adesso noi ci rivedremo nel prossimo collegamento. Ciao Daniele. Benissimo, e da Piacenza ci colleghiamo adesso con Divertilandia di Parma, dove ci sono Ginevra e Silvia. Buonasera Daniele, da quest'anno ogni domenica ci sarà un collegamento con Divertilandia di Parma dove ospiteremo le squadre dilettanti di Parma con le loro formazioni giovanili. È qui con noi questa sera il Fraore, squadra che milita nel girone C del campionato di seconda categoria e abbiamo qui con noi il responsabile del settore giovanile, allenatore della prima squadra Salvatore Reale, il dirigente del settore giovanile Emanuele Bonezzi, i giocatori della prima squadra e le giovanili. Nel corso della trasmissione presenteremo i settori giovanili con tutti i giovani calciatori che stasera si stanno divertendo alla grande con i giochi di Divertilandia. A te la linea, Daniele. Benissimo, c'era un pochino un clima un pochino più serio, quelli del Fraore non erano così caldi come quelli del Pro Piacenza. Benissimo, adesso che cosa succede, cara Arianna? Bene, rieccoci e andiamo subito con la partita della Pro Piacenza, Pro Piacenza vittorioso sabato sera a Gorgonzola contro il Giada, 3 punti importantissimi e vediamo la sintesi offerta da Lega Pro.
Bene, rieccoci quindi Pro Piacenza vittorioso in quella di Gorgonzola con i gol di Rantier e Rampini e Pro Piacenza che con questa prima vittoria mette diciamo nel sacco punti importantissimi. Cosa ne pensi Marco della Pro Piacenza? Vedendo le immagini Pro Piacenza, al di là che ha giocato fuori casa a viso aperto, ha avuto quel pizzico di fortuna che non nuoce mai, palo e traversa il padrone di casa e poi la seconda occasione ha concretizzato, insomma, comunque una vittoria importantissima per il discorso di arrivare alla salvezza il più presto in anticipo per il Pro. Ecco, ma questa squadra può aspirare qualcosa in più o secondo te l'unica possibilità è la salvezza per il Pro Piacenza, guardando l'organico? E guardando l'organico dovrebbero raggiungere una salvezza, non dico agevolata, perché il campionato Lega Pro, sai, bisogna vedere gli infortuni, eccetera, eccetera. Però conoscendo l'ambiente, poi l'appetito viene mangiando. Il gioco di Viali ti piace? Sì, l'avevo già visto anche col Piacenza. Un gioco bello, molto rapido, veloce, ci vogliono anche giocatori adatti. Dopo ogni allenatore cerca di imporre i propri schemi, però bisogna anche che ci siano i giocatori predisposti per lo schema del mister. Bene, nella Lega Pro passiamo alla Serie D e andiamo con i risultati del girone B di Serie D. Prego, Arianna. Sì, arrivo subito. Ho visto che giro mi ha fatto fare. Forlì, Clodiense 1-1, Imolese Calcio 1919, Bellaria Egea 2-3, Legnano Salus, Union Arzignano Chiampo 1-1, Lentigione Calcio Fortis Juventus 2-1, Parma Calcio 1913, Correggese Calcio 1948 5-1, Ravenna 1913, Delta Calcio Rovigo 4-3, Ribelle Alto Vicentino 1-6, Romagna Centro Mezzolara 0-0, San Marino San Maurese 0-1, Virtus Castelfranco Calcio Villafranca Veronese 1-1. Benissimo, Parma ancora vittorioso, ma il Lentigione non molla. Sarà questa la sfida, Marco? Adesso guardando la classifica, l'Alto Vicentino è partito con delle grosse credenziali. Il Lentigione, anche se è una squadra attrezzatissima, è la sorpresa positiva, però conoscendo il lavoro del direttore Donato Tosi, lui di sorprese ne ha sempre poche, viaggia con certezze. È una squadra che è nettamente in ritardo, due squadre che devono essere nel nucleo delle favorite, la Correggese addirittura ha già cambiato l'allenatore e l'altra squadra è il Delta Calcio Rovigo che erano partite con ben altre aspettative. Poi bisogna aspettare il Forlì perché il Forlì con le note vicende della sua richiesta di entrare in Lega Pro deve ancora recuperare delle partite, penso due. Ecco, vediamo anche la classifica con la nostra Arianna che andiamo a leggere, dove il Parma e Lentigione sono insieme al primo posto della classifica. Parma Calcio 16, Lentigione 16, Alto Vicentino 15, San Marino 11, Legnano Salus 9, Romagna Centro 9, Ribelle 9, Union Arzignano Chiampo 8, Ravenna 1913 7, Forlì 7, San Maurese 7, Delta Calcio Rovigo 7, Mezzolara 6, Virtus Castelfranco Calcio 6, Imolese Calcio 1919 5, Bellaria Egea Marina 4, Correggese Calcio 3, Fortis Juventus 3, Villafranca Veronese 3, Clodiense 3. Benissimo, detto questo andiamo a vedere le immagini della vittoria odierna della Parma nei confronti della Correggese. Il Parma fa cinquina al Tardini contro la malcapitata Correggese del neo mister Campedelli. I biancorossi reggiani a mettere in difficoltà i crociati ci hanno provato, ma nulla hanno potuto di fronte allo strapotere della squadra di Apolloni, trascinata da un Baraj super autore di una tripletta. Il senegalese apre le marcature al minuto 17. Contropiede del Parma, Longobardi si invola verso l'area reggiana. Poi serve alla grande Baraj che trafigge il portiere romeno Kiriak. Passano 5 minuti e a sorpresa gli ospiti pareggiano. Caccioli trattiene Fioretti e lo spinge. Il contatto inizia fuori area ma diventa determinante dentro. Dal dischetto trasforma sotto la curva nord lo stesso Fioretti.
Al 28esimo il Parma torna in vantaggio grazie ad un'autentica prodezza di Baraj, che prende la mira da 25 metri e insacca un missile imprendibile. Il primo tempo termina sul 2-1. Nella ripresa il Parma dilaga. 11esimo minuto, palo di Baraj, Maltris arriva al 19esimo. A metterla dentro stavolta è Longobardi, che approfitta di un rimpallo favorevole su azione di Sereni. 25esimo minuto, tutti in piedi al Tardini, arriva il quarto gol. Ancora una perla del numero 10 crociato Yves Baraj, che dialoga con Longobardi e poi la mette dentro, così. Il gol definitivo del 5-1 porta la firma invece di Daniele Micio Melandri. Al 28esimo percussione centrale dell'attaccante, che vince un rimpallo e poi con freddezza la mette alle spalle di Kirin. Al 33esimo Apolloni concede la standing ovation a Baraj, sostituendolo con Matteo Guazzo, il quale al 42esimo si fa notare con una punizione pericolosa. Il Parma, dopo la frenata di domenica scorsa contro il Mezzolara, ha ripreso oggi al Tardini la marcia trionfale. Benissimo, e adesso andiamo a vedere le interviste a caldo del nostro Michele Angella con Yves Baraj, Cristian Longobardi e mister Gigi Apolloni. Stanno arrivando, è tempo di mettere in onda le immagini da parte della nostra regia. Ricordiamo che l'inizio delle partite i nostri tecnici sono stati bravissimi e velocissimi nei montaggi, nella preparazione, e riusciremo a offrire anche questa sera tantissime immagini delle partite di oggi pomeriggio. Un po' le abbiamo viste, ma tante altre le andremo a vedere. Vediamo se siamo pronti con le interviste. Gioco per la squadra, cerco di essere meno bello e tutto questo cosa, e andare essere più killer anche davanti. Posso giocare e andare a fare il gol. Quindi c'è tanto merito ad Apolloni in questa tua trasformazione? Sì, dirò di sì, perché anche tutte le squadre, gli allenatori mi hanno dato qualcosa, ne ho parlato, ma però lui mi sta aiutando tantissimo a trovare la posizione, perché mi ricordo la partita con il Mezzolara, facevo fatica a trovare la posizione. E abbiamo parlato, mi ha spiegato tante cose, l'ho capito, oggi l'ho fatto e mi è riuscito, quindi io lo ascolto sempre. Io spero di fare i gol che servono al Parma, per quanto riguarda me. È chiaro che giocando vicino io e Baraj abbiamo occasione di scambiarci spesso e penso che stiamo crescendo anche come affinità, però secondo me ci siamo mossi bene anche quando è entrato Matteo nell'ultimo spezzone di gara, ecco, quindi penso che in questo senso possiamo solo migliorare. Dopo la partita di Coppa Italia c'era stata la sensazione esterna, all'esterno ovviamente, che ci potessero essere maggiori chance dal primo minuto per Lauria, perché poi alla fine la decisione di puntare sullo schieramento invece che è sceso in campo e di non prendere in considerazione Lauria dal punto? Le scelte sono state dettate dal fatto che mi servivano le caratteristiche di Ives, che rispetto a Lauria tendenzialmente cerca di andare sull'esterno per entrare dentro, invece a me serve mi serve un giocatore che prenda la palla da lui, come ho fatto Ives. La scelta era stata difficile, però ecco, ti ripeto, perché comunque Lauria ha fatto una grande partita mercoledì e chiaramente va in campo 11, ecco, io avevo difficoltà, come ho detto prima, la difficoltà che avevo nel preparare la gara, l'ho detto anche ai ragazzi, che io vorrei che continuassero a mettermi in difficoltà, perché l'atteggiamento giusto è quello dell'allenamento che vanno a fare, perché poi riproiettano quello che fanno, appunto lo riproiettano nel rettangolo nel campionato.
dopo le ultime partite, anche dopo partite vittoriose, mi è capitato di sentirti dire dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo ancora migliorare. Al di là dell'aspetto del cinismo e della sicurezza che hai sottolineato, però margini di miglioramento ormai sono ridotti al minimo. No, io sono convinto che noi possiamo ancora migliorare nella gestione della palla, nel non forzare alcune giocate, leggere meglio certe situazioni, perché comunque le qualità tecniche la squadra le conoscenze le ha, dobbiamo essere più bravi a leggere determinate situazioni. Ecco lì chiaramente io non sono contento, nel senso che cercare di prendere, come dico, nella maniera giusta. Sono contento dell'atteggiamento settimanale. Nella prima parte oggi non ero contento perché abbiamo dato opportunità agli altri di rinvigorirsi attraverso il non aiutarsi, l'essere troppo semplicisti. Nella seconda parte invece la squadra è stata più concreta, è stata più cinica, e questa è la cosa positiva. Ecco. Benissimo, rieccoci in studio. Allora, al comando del girone D, Lentigione e Parma, due protagonisti, Miftà e Baraj. Secondo te, Marco, come finirà questo confronto? Questo Parma riuscirà diciamo, a schiacciare tutte le concorrenti, secondo te? Beh, sulla carta il Parma può solo perdere il campionato, però il padrone è rotondo. Comunque ci sarà un primo esame il 25 ottobre, che vi sarà la partita Lentigione Parma Calcio. E notizia di ieri, oggi è stato confermato che la partita avverrà a Bressello con una capienza di 6.500 persone, perciò da Parma a Bressello sarà una passeggiata per i tifosi, e lì si verificherà la forza, anche se ripeto Lentigione sarà protagonista, ma non hanno gli obiettivi di salire di categoria. Più forte Miftà o più forte Baraj? Fa a un'età che ormai non deve più dimostrare niente, i suoi gol li ha sempre fatti, una carriera splendida, l'altro invece è un giocatore che ha tanti anni per poter dimostrare quello che vale, insomma. Benissimo, quindi Parma a gonfie vele, Lentigione che io penso che non si trovi poi lì per caso, perché Lentigione ha allestito una... No, io ho detto che è una sorpresa positiva, ma con Tosi, so come lavora, lui viaggia con delle certezze, insomma. Sì. Di conseguenza è più una sorpresa per addetti ai lavori, ma chi conosce bene Lentigione è una piazza neopromossa, ma lavora in maniera professionale. Ecco, tu ti saresti aspettato così lo stadio Tardini così pieno, anche in Serie D? Cioè, questo attaccamento ai colori della tifoseria di Parma è veramente un dodicesimo uomo in campo. Beh, diciamo che è un dodicesimo uomo in campo. Abbiamo un altro esempio, se pensiamo al Piacenza, Piacenza anche lui e i tifosi... Adesso ci arriviamo, Piacenza, sì, fa poco. Sono anche lui solo qualche minuto. I famosi tifosi di Piacenza che seguivano la squadra in A e in B e continuano a seguirlo. C'è un entusiasmo accanto al Parma eccezionale, perché come società è solo la categoria, la serie di tutto il resto a livello professionale altissimo. Bene, allora prima di andare a vedere anche il girone B, che è quello di Piacenza e Fiorenzuola, del campionato di Serie D, ritorniamo un attimo al centro congressi Galileo di Piacenza per un collegamento, ci chiedono le ragazze, quindi andiamo a sentire cosa ci dicono i nostri ospiti. Alberto Borzoni, consigliere del CDA, ancora una volta quest'estate si è parlato di possibile fusione con il Piacenza Calcio, lei sarebbe stato a favore, ma i telespettatori si chiedono come mai, quali sono stati i motivi che hanno portato all'ognuno sulla propria strada. È un argomento che preferirei non affrontare. Sì, è vero, io sono stato il promotore perché io sono convinto che Piacenza meriti una squadra unica. Gli sportivi piacentini hanno il diritto di andare allo stadio, applaudire una grande squadra, in numero piuttosto elevato, io sognavo i 4.000 persone, premetto che io sono un vecchio sportivo del Piacenza Calcio, ho fatto anche lo sponsor a suo tempo, per cui il mio pensiero era fisso su questo punto.
non ci sono riuscito, per cui io ho fallito la missione e mi assumo le responsabilità. Non mi dica il perché e il per come, perché non lo so. La parte, la sponda, diciamo, avversa non si è fatta sentire, per cui non so quali sono le loro intenzioni. La cosa sembrava fatta al 99%, dovevamo solo comunicare alla stampa, però io non ho da allora ricevuto nessuna telefonata, nessun messaggio in merito. È un argomento che secondo me non dobbiamo più parlarne, non dobbiamo più parlarne perché poi diventa noioso e ripetiamo le stesse cose. Grazie. Grazie, allora Daniele ti ridò la linea. Benissimo, qui abbiamo sentito anche il vicepresidente Burzoni che su quelli che sono stati ancora una volta le possibilità di fusione delle due squadre, si procede ognuno per la sua strada e allora adesso noi andiamo a vedere i risultati di questo girone B del campionato di Serie D dove il Piacenza sta andando veramente a gonfie vele. Bustese Roncalli, Calcio Lecco 1912 1-0, Civilghere Mazzano, Piacenza Calcio 0-6, Fiorenzuola Seregno Calcio 0-1, Grumellese Pergottolese 1932 1-2, Monza Ciserano 3-2, Olginatese Inveruno 1-1, Ponte Isola Caravaggio 1-0, Prosesto Mapello Bonate Calcio 2-1, Sondrio Calcio Virtus Bergamo 2-2, Varesina Folgore Caratese 1-1. Bene, e noi vediamo anche la classifica che il Piacenza ovviamente al comando, però diciamo in compagnia del Piacenza c'è anche la Prosesto e questo si sapeva che la Prosesto era sicuramente una delle squadre più accreditate assieme al Piacenza, quindi sarà grande lotta. Sorpresa invece per il Fiorenzuola, oggi ancora sconfitto, che invece si trova nelle parti basse della classifica. Marco, un tuo giudizio su questo girone B del campionato di Serie D? Più che giudizio, dobbiamo dare delle constatazioni. Il Piacenza era nei programmi, che forse là in alto. Mi sorprende per adesso l'assenza dalla zona alta del Monza e anche del Lecco. Il Prosesto sinceramente non conosco la squadra come è stata attrezzata, comunque si è fatto 16 punti. Fiorenzuola ci aveva abituato a ben altri campionati, è una crisi che può sussistere in questo momento, i risultati. Giustamente dopo non è facile andare in casa degli altri, il Fiorenzuola se hanno dei problemi sono sicurissimo che la società li risolverà. Che cosa succederà secondo te? Perché di solito sai, quando su queste crisi durano un po' di tempo le panchine cominciano a traballare. Secondo te la panchina di Mantelli traballa? Conoscendo la società, Pinalli è un uomo diciamo moderato e nelle decisioni. Non dimentichiamo che Mantelli ha dimostrato in questi anni a Fiorenzuola di essere un ottimo allenatore. È una crisi di risultati, poi se ci sono crisi interne sono loro che devono gestirle. Dal di fuori sembra tutto facile, ma ritengo che il Fiorenzuola possa lavarsi i panni sporchi in famiglia. Ecco, ecco oggi la panchina del Fiorenzuola aveva con il numero 19 abbruscato, con il numero 20 Volpe che poi è entrato nel corso della partita. Due pezzi da 90 così in panchina? Io insisto ancora nella mia opinione, se Abruscato e Volpe erano in panchina ci sono stati dei motivi tecnici, penso che il mister abbia deciso di tenerli in panchina. Non penso che Mantelli sia impazzito di dire questi due pezzi da 90 li tengo in panchina. Se erano in panchina avrà avuto i suoi motivi. Io parlo sempre di calcio, dopo... Certo, allora andiamo a vedere la partita del Fiorenzuola, non abbiamo ancora le immagini della Piacenza, arriveranno fra poco, appena saranno in nostro possesso noi le metteremo in onda. Adesso andiamo a vedere invece quelle della Fiorenzuola, questo Fiorenzuola Seregno 0-1. Il Fiorenzuola deve assolutamente superare il periodo negativo e ripartire. Il Seregno, fra le squadre meglio attrezzate del girone, scende al comunale di Fiorenzuola per fare punti pesanti e non perdere la scia delle prime. Parte subito forte il Seregno e dall'ottavo su cross di Gaspari inzuccata di Capogna e Comune si salva in angolo.
Al 13° il Serenio passa in vantaggio, cross dalla sinistra di Mauri per la testa di Scapini per il gol dello 0-1. Al 32° Pighi a tu per tu con il portiere spreca l'occasione per il pareggio. Al 45° c'è un atterramento sospetto di Girometti in area, ma l'arbitro lascia correre. E con le immagini passiamo ai secondi 45 minuti di gioco. Al quinto Orlandi dalla sinistra colpisce bene e Acerbis si salva in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo Girometta devi in gol e l'arbitro annulla per fallo su un difensore. Al 24° punizione dalla tre quarti di Volpe. Spizzica in area e Fogliazza piazza un tiro debole, facile preda del portiere. Al 27° bella azione del Serenio con Gaspari che impegna Comune in una prodigiosa deviazione. Il Fiorenzuola non riesce più ad incidere e incassa una nuova sconfitta. La parola all'allenatore del Fiorenzuola Mantelli e dal vice del Serenio Venantini. Noi venivamo da un momento un po' particolare, il cambio d'allenatore in settimana. Sicuramente volevamo fare il risultato pieno. L'abbiamo fatto contro una signora squadra su un campo difficile. Onore a Fiorenzuola perché ha dei giocatori importanti. Ho visto tra l'altro anche un buon portiere tra le file del Fiorenzuola che non conoscevo. Devo dire che a mio avviso qui pochi faranno risultato pieno. Purtroppo succede che con un gol perdiamo la partita e succede che ce ne vuol di più. Succede che ce ne vuol di più perché con tutto il lavoro che abbiamo fatto per tornare in Serie D ed essere qui ce ne vuol di più. Il Fiorenzuola ha recriminato un rigore su Girometta nel primo tempo e poi un gol annullato nel secondo tempo. Come li avete visti voi dalla panchina? Secondo me il gol era assolutamente regolare e lo annullano solo a noi un gol così. Il rigore onestamente non l'ho visto bene, però mi dice Matteo che è incredibilmente rigore. Perciò sono tutti episodi che in questo momento ti vengono contro, però voglio sottolineare la prova della squadra perché secondo me soprattutto nel primo tempo si è vista veramente una squadra che ha creato delle occasioni, ha sbagliato dei gol incredibili, però ho visto una squadra giocare a calcio e molto bene. Secondo tempo, onestamente, nell'ultima mezz'ora mi aspettavo di più. Bene, e allora Moviola chiamata in causa, e Moviola il nostro moviolista Pietro Fantuzzi, che è anche il nostro regista, andiamo a vedere i due episodi contestati nella partita di Fiorenzuola. L'arbitro è il signor Esposito di Aprilia. Prima azione, 45° del primo tempo, atterramento di Girometta in area. Andiamo a vedere. Vediamo se riusciamo anche con la nostra lente di ingrandimento ad avvicinare i due giocatori, Girometta e il difensore. Per tirato il vedere più da prima. Vicino quella che è diciamo, eccola qui, l'azione. Allora, guardiamo un attimino. Qui lo tiene, dopo lo molla. Qui lo tiene, giusto? Siamo d'accordo? Filippo, sei d'accordo? Sì, lo tiene appena lì. Poi qua non è a rigore. Alla fine. Qui lo tiene. Poi lui si lascia andare. Finisce la trattenuta e si lascia andare. Secondo voi? Doveva cadere quando si è sentito tirare, è caduto dopo che l'ha mollato. Quando l'ha mollato. Filippo? Sì, anche secondo me, quindi ha fatto bene l'arbitro a non darlo. Non dare il rigore. Sì. Benissimo. Allora, questa era la prima azione sotto la nostra lente di ingrandimento. Adesso andiamo al quinto del secondo tempo. C'è il gol di Girometta annullato per fallo. Abbiamo presunto fallo a un difensore. Vediamo un po', palla arriva, colpo di testa di Girometta e l'arbitro annulla. Vediamo se con la nostra lente di ingrandimento anche qui riusciamo ad avvicinare i due contendenti. Il nostro regista e moviolista Pietro Fantuzzi, quello qui, calcio d'angolo, ecco che la palla arriva.
Secondo voi? Filippo? Lo schiaccia un po' in giù, però se ne vedono tante partite di quelle azioni così. In questo caso l'ha annullato, altri arbitri avrebbero lasciato correre, secondo me. Vedi che l'arbitro, fra l'altro, fischia quando la palla entra in porta. È piazzato anche, fra l'altro, molto bene. Sì, sì. Marco? Ho l'arbitro cieco, ma per me era regolarissimo il gol, perché non è stato trattenuto l'avversario, è più l'avversario che è andato addosso a Girometta. Con la testa, sì. Quindi gol regolare, possiamo dire? Per noi sì. Cioè, per me dopo... Sì, Filippo? Anche per me era regolare, sì. D'accordo? Sì. Benissimo. Allora, gol regolare, e allora adesso noi andiamo a vedere i messaggi che stanno arrivando copiosi al nostro numero telefonico 348-4852-542. Arianna, che cosa ci dicono i telespettatori? Prima di leggervi qualche messaggio, vi ricordo che è possibile vedere la replica di Goal Time domani alle ore 20:15 sul canale 11 del Digitale Terrestre. Ora vi leggo alcuni messaggi. Parlate di chi ha cuore il Parma Calcio, grande Lucarelli. Poi abbiamo una domanda per il signor Giovati. Signor Giovati, il Fidenza non dovrebbe comprare un centravanti di peso? È vero che Macchetti prenderà il posto di Dallinga? Gianluca. Cioè, centravanti di peso, quanti chili? 90 chili, adesso lo vediamo sul mercato se lo troviamo. E riguardo Macchetti, Macchetti è andato da Junior e sta collaborando con Dallinga. Nessuna possibilità, diciamo, sia del centravanti sia del cambio dell'allenatore. La squadra è giovane, lo sapevamo, anticipiamo quello che è successo oggi. Abbiamo giocato bene 30 minuti, abbiamo letteralmente sbagliato tre gol, un palo, e il primo errore, la squadra cinica e forte come il Colorno, ho rivisto il film col Carpaneto, il primo errore ti fulmino. Perciò noi dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare. Oggi noi abbiamo una squadra che ha un'età media di 19,9, insomma. Sono cose che lo sapevamo, e l'importante è che la società lo sappia, e l'allenatore lo sappia, e i giocatori. Naturalmente i giocatori sanno che è un campionato dove al primo errore tu vieni e punito, insomma. Con l'esperienza che verrà accumulata riusciranno a raccogliere i frutti di questa semina, perché oggi, se uno guardava i primi 30 minuti, c'era solo una squadra in campo, però ripeto, il Colorno è una squadra attrezzata, e le squadre forti sono quelle che ti puniscono sempre. Abbiamo una domanda anche per il nostro attaccante. Continuando così, Eva, quanti gol pensi di fare quest'anno? Oggi ne ha fatti zero. Sì, continuando così, contrariamente alle previsioni. Non so, speriamo di arrivare in doppia cifra, speriamo, poi vediamo. Poi parleremo un po' di più, quando arriviamo alla seconda categoria parleremo del Fraore. Altri messaggi, Arianna? Sì, abbiamo i complimenti per Francesca e Anna Maria, finalmente siete tornate, e brave Francesca e Anna Maria con i loro bellissimi collegamenti. Francesca bella e sempre azzeccate le sue interviste, brava. Poi... Il Fiorenzuola che combina, Mantelli salta, però abbiamo già risposto, prima abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato. Sì. Ecco, qui Marco, invece io voglio farti una domanda sul Piacenza, no? Ritorniamo un attimo sul Piacenza, ecco, che negli anni passati aveva sempre un pochino stentato, invece quest'anno parte alla grande. Questo allenatore, cioè Franzini, è veramente lui la mossa vincente per vincere un campionato, secondo te? Beh, io diciamo che per vincere un campionato, al di là del fattore fortuna, ci vuole sempre la squadra, la società, non ha mai fatto mancare niente. Diciamo che questo allenatore che è stato preso dalla società è, diciamo, il tassello finale, la ciliegina sulla torta. Franzini ha esperienza di Serie D, è una persona conosciutissima, stimata, e soprattutto quest'anno sembra che gli acquisti siano stati ponderati fra proprietà e allenatore. Questo penso che sia, ma con questo non voglio dire che Franzini sia l'uomo dei miracoli e che a Piacenza andava tutto male anche prima, perché tu puoi avere un bravissimo allenatore, ma se non hai le risorse che ti possono dare i fratelli Gatti, puoi essere bravissimo finché vuoi. Diciamo che hanno
capito, si sono trovati incontrati sia Franzini che Fratelli Gatti ed è scaturita questa bellissima realtà. Ecco Marco, tu che sei direttore sportivo, quanto l'allenatore incide sulla campagna acquisti solitamente? Beh, a questi livelli parlo del Piacenza, un allenatore come Franzini che è un esperto proprio della categoria, lavora in connubio con il direttore sportivo, con la proprietà, con il direttore generale e traccia, dà dei nominativi, poi dopo giustamente la società dice questo lo prendiamo, quest'altro lo prendiamo, questo, il caso del Piacenza li prendiamo, perché Franzini non ha fatto delle scelte azzardate o delle scelte, sono tutti giocatori che lui li ha già rivisti in questi anni, insomma. Ecco, fra l'altro è stato un cocktail vincente quest'anno. Tre pezzi da 90 ha portato Matteassi, Jacopo Silva, Porcino, che arrivavano direttamente dal proprio Piacenza, ma poi lì Massimo Cerri, direttore sportivo del Piacenza, ha lavorato bene perché ha portato anche Boccanera, che è il portiere che tutti quanti volevano, insomma, cioè, ha portato diversi pezzi, cosa dici? Io ti ho detto che il lavoro fra allenatore, direttore sportivo e società quest'anno è riuscito benissimo. Con questo non voglio dire che l'anno scorso i Fratelli Gatti abbiano sbagliato tutto, ma quest'anno nascono così queste annate, è un cocktail per me vincente e vedrai che Franzini darà delle soddisfazioni ai tifosi come anche i Fratelli Gatti, insomma. Benissimo, allora andiamo adesso con il campionato di eccellenza, andiamo con i risultati. Cittadella Luzzara 0-0, Fidenza Colorno 0-2, Fiorano Casalgrandese 1-1, Folgore Fidentina 1-1, Formigine Salsomaggiore Calcio 0-3, Polisportiva Brescello Castelvetro Calcio 0-2, San Felice Rolo 1-2, San Michelese Bagnolese 1-1, Vigor Carpaneto Pallavicino 2-1. Ecco, qui fra l'altro da sottolineare questo Vigor Carpaneto che continua la sua marcia, oggi vince anche con il Pallavicino, e fra l'altro due marcatori, tali Del Porto e Lucci. Del Porto lo conosci bene, che l'anno scorso era a Fidenza, e Lucci che invece ha fatto le valigie anzitempo, diciamo proprio allo scadere della campagna acquisti, è passato dal Fiorenzuola al Carpaneto. Queste mosse, secondo te, mosse vincenti, azzeccato a puntare diciamo il Carpaneto di Rossetti, soprattutto su giocatori come Del Porto, poi Lucci, giocatori di esperienza? Beh, diciamo che Rossetti quello che dice lo fa, di conseguenza ha puntato agli acquisti di giocatori forti, esperti anche di categoria, e i risultati stanno arrivando. È una squadra, noi ci abbiamo giocato contro, è una squadra che predilige la forza nel centrocampo e l'attacco, con questo non voglio dire che la difesa sia debole, ma ha un potenziale incredibile di esperienza, di classe tecnica, e poi l'allenatore insomma conosce l'ambiente e penso che insieme al Castelvetro saranno due fra le altre 4-5 protagoniste, perché poi il campionato è lungo. In questo momento ci sono società che stanno diciamo arrancando, altre invece che stanno mantenendo gli impegni. Non dimentichiamoci il Colorno, al di là della vittoria di oggi, la Fidentina che quando è in organico pieno riesce a dettare legge. Ci sono il Rolo, in questo momento sta un po' deludendo, ma è una delle società che... Ecco, fra le squadre, Marco, che guidano la classifica, Castelvetro, Vigor Carpaneto, Colorno e Fidentina, secondo te chi ha le maggiori potenzialità? Diciamo che stanno rispettando ciò che sarà stato detto quest'estate. Come potenziale Castelvetro e Carpaneto sembrano oggi come oggi le meglio attrezzate, la Fidentina forse può pagare un po' l'organico che è leggermente, non di qualità, come numero, leggermente rispetto al Castelvetro e al Carpaneto. Il Colorno per me è una realtà, il Colorno, vedrai che se lotteranno fino alla fine, ma arriverà anche il Rolo. Non dimentichiamoci il Luzzara, che è una neopromossa, però è ben attrezzata, è una società
robusta che ha ambizioni, anche, hanno anche ambizioni. Ecco, in fondo la classifica invece è così, vediamo Fidenza, Brescello, lì invischiate proprio... Diciamo che Formigine, Brescello, Cittadella, Fidenza, Fiorano e anche il, il Salso, che ha puntato sui giovani, tre sconfitte consecutive però sì, ha vinto due partite e un pareggio, diciamo che sono queste le squadre che dovranno lottare, ma era nei programmi. Insomma, sì, oggi cioè, quelle implicate del San Felice in giù sarebbero in zona play-out. Sì, sì, ma questo Fidenza secondo te si potrà risollevare? O Fidenza, serve qualche aggiustamento nel mercato di fine anno? Ma poi i mercati ci sono i mercati rionali e i mercati cittadini. Fidenza ha un mercato quest'anno basato sui giovani, lo sapevamo, abbiamo una rosa, sono 8 vecchi e 8 giovani, perciò con poi gente che interscala fra la juniores e la prima squadra. L'obiettivo è la salvezza, ma lo sapevamo di queste difficoltà iniziali, lo sapevamo perché l'allenatore, anche lui è il primo anno come esperienza nella squadra di adulti, ha lavorato benissimo l'anno scorso nel settore giovanile e gli stessi giocatori, c'è gente che l'anno scorso ha fatto della Serie D. È un'amalgama che dovrà arrivare, io sono convinto che il Fidenza alla fine poi riuscirà nell'obiettivo. L'obiettivo è un obiettivo di cassa, società, e lanciare questi benedetti giovani. Tutto qua. L'altra sera in Coppa Italia sia noi che il Brescello abbiamo fatto giocare soprattutto nel secondo tempo tanti giovani, ma guardando la formazione, la soddisfazione della dirigenza, che c'erano 8 undicesimi di giocatori che provengono dal settore giovanile del Fidenza. Benissimo, allora adesso abbiamo che cosa, cara Arianna? Adesso 3 minuti di pubblicità. E rieccoci dal campionato di eccellenza, passiamo al campionato di promozione, andiamo a vedere i risultati di giornata con la nostra Arianna. Agazzanese Boretto 2-0, Castellana Castelnovese Meletolese 0-0, Montecchio Bibbiano 0-0, Nibbiano Fontana Audax 1-1, Picardo Savore Langhiranese Valparma 4-0, Polisportiva Al Cervo Soragna 1921 2-0, San Secondo Parmense Medesanese 4-1, Terme Monticelli Gotico Garibaldina 2-1, Traversetolo Carignano 0-3. Allora, in questo campionato prosegue la marcia della Gazzanese che tiene ben salda la vetta della classifica, mezzo passo falso, beh, se poi così si può dire, perché sul campo del Montecchio non è mai un campo facile, quello del Bibbiano che pareggia appunto a Montecchio, e poi spiccano comunque anche la vittoria del Carignano sul campo del Traversetolo per 3-0, guarda caso domenica prossima fra l'altro ci sarà la sfida tra Agazzanese e Carignano ad Agazzano, quindi sarà sicuramente una bella partita. La classifica, io quest'estate avevo detto che erano 7 sorelle, Agazzanese, Nibbiano, Gotico per Piacenza, Parma, Picardo e Carignano e Reggio, il Bibbiano e il Montecchio. Se vedi le prime 6 ci sono, le prime 6 sono tutte lì. Manca il Gotico? No, il Gotico c'è. Ah sì, settimo. No, sono proprio le prime 6, fanno parte delle 7 sorelle, la settima è il Montecchio che adesso gli daranno i 3 punti della partita col Medesano e va a 10. È un campionato bellissimo, un tasso tecnico altissimo e soprattutto questo campionato verrà vinto da chi perderà meno scontri diretti, perché sono società organizzate molto bene. La sorpresa positiva come neopromossa è il San Secondo, le Terme Monticelli avevano detto già, dichiarato, avrebbero voluto fare un campionato tranquillo. Diciamo un po' la delusione, il Boretto non è promossa, si sa, ha avuto delle vicissitudini quest'estate, ha perso un paio di giocatori, uno anche per un incidente grave in macchina, la Medesanese è la delusione. Fontana Audax ci sorprenderà sempre poi nel girone di ritorno, il Polisportiva Al Cervo, Traversetolo, Langhiranese, quelli sono diciamo della norma.
Il Soragna ha qualche problema adesso. Qualche problema. Ecco, il Soragna te lo saresti aspettato proprio lì, in fondo alla classifica? No, no, però ricordiamoci che poi bisogna vedere, oggi ha perso uno scontro diretto col Cervo, perché sono i famosi spareggi che valgono doppio. Infatti il Cervo era 3 e il Soragna 1 e sono rimasti lì. Però diciamo che il Soragna è abituato a lottare. Era un campionato, vedrai che fra 5-6 domeniche ci saranno due scaglioni, le prime e quelle che lotteranno per salvarsi. Ecco, la Picardo era partita molto forte, poi un rallentamento, così come il Gotico Garibaldina, anche lui era partito subito in testa della classifica. Diciamo poi, che la Picardo ha perso lo scontro diretto con la Gazzanese e poi ha perso mercoledì col Bibbiano, cioè gli scontri diretti sono spareggi, però con questo sono lì, di conseguenza non mollano sicuramente. Sono curioso di vedere a fine novembre, quando si riaprirà il mercato, di queste 7 chi sarà in lotta e chi invece sarà già a 8-9 punti di distacco, e dopo lì le società dovranno prendere delle decisioni. Ecco, tu la Gazzanese la dai per favorita? Per me la Gazzanese è una del ristretto, di queste 7 due o tre sono fortissime, la Picardo è una di queste, come anche la Gazzanese. Dopo si sa benissimo che può venire fuori una sorpresa. Comunque diciamo che la classifica, escluso il Montecchio, sta, diciamo, rientra nelle aspettative di quest'estate. Ecco, e la Castellana? La Castellana che ha sempre maneggiato nelle zone alte della classifica. La Castellana l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno straordinario. Esatto, era partita male. Sì. Perché di solito era la rovescia, perché partiva benissimo. Sempre in destra, poi alla fine, però, diciamo, arrivava. Diciamo, onore al merito alla società, ma non penso che possa arrivare davanti a una di questi mostri, perché quest'anno c'è un livello altissimo in campionato di promozione e ne stanno pagando quelle società che negli anni scorsi si sono sempre barcamenate, si sono salvate. Però il divario tecnico è notevole quest'anno, fra i due tronconi. Bene, allora lasciamo anche il campionato di promozione, ci colleghiamo con Divertilandia e andiamo a vedere gli amici di Filippo, vediamo a conoscere il Fraore. Sì Daniele, qui con noi abbiamo la prima squadra del Fraore Calcio, l'allenatore Daniele Salvatore Reale, e partendo dalla mia sinistra Paolo Pindari, il portiere, il centrocampista Alessandro Tonani, il centrocampista Diego Liso, il difensore Giovanni Polesnan e l'altro difensore Nicola Leoni. Partiamo da te Salvatore, oggi avete affrontato il Valgotra, vogliamo raccontare ai nostri telespettatori com'è andata la partita? Sì, è stata una partita molto equilibrata, molto combattuta, a tratti nervosa, meglio loro nel primo tempo, noi nella ripresa, insomma, meritavamo forse di vincere noi, comunque pareggio sostanzialmente giusto. E nonostante il pareggio di oggi, qualche pensierino alla promozione in prima categoria l'avete fatto? Sì, certamente l'obiettivo della società dopo due quinti posti consecutivi è puntare dichiaratamente ai play-off. Faremo il nostro meglio per raggiungere questo obiettivo. Ok, adesso andiamo a sentire la voce dei giocatori. Iniziamo con il difensore Nicola Leoni. Nicola, sappiamo che oggi non hai giocato alla partita Purtroppo contro sì. il Valgotra. Come hai visto la partita fuori dal campo? È stata una partita abbastanza maschia, che forse meritavamo di vincere, però insomma sono due punti persi e sono delle partite che una squadra che vuole puntare ai play-off come noi dovrebbe vincere. Ok, passiamo al prossimo difensore, Giovanni Polesnan. Giovanni, è stata dura fermare l'attacco del Valgotra? È stata dura, come ha detto il mister, nel primo tempo perché hanno reagito molto meglio loro, però nel secondo tempo non abbiamo lasciato spazio, abbiamo meritato noi, quindi no, per niente. Ok. Diego, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? I miei obiettivi, insomma, predisposti quest'anno sono sicuramente arrivare a me nei play-off, giocarcela un po' con tutti e pensare partita dopo partita. Ok, intervistiamo adesso Alessandro Tonani, centrocampista. Alessandro, da quant'è che sei nel Fraore? Sono 7 anni.
Ah, quindi da parecchi anni sei il più esperto comunque della squadra. Sì, diciamo così, anche perché mi trovo bene con la società compagni, abbiamo stretto un legame importante e quindi mi trovo bene. Ed è per questo che sei ancora nella squadra del Fraore? Sì. Ok. Intervistiamo il portiere Paolo Pindari. Paolo, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Beh, come hanno già detto il mister e Diego, sicuramente dopo 2 anni che siamo arrivati quinti è arrivato il momento di puntare più in alto, quindi la promozione diretta o comunque arrivare tramite i playoff a questa prima categoria che ormai è un sogno che è ora di realizzare. Speriamo. L'intervista è terminata con i giocatori della prima squadra. Intervistiamo i giocatori del settore giovanile del Fraore. Linea a Daniele. Benissimo, grazie Silvia, un po' emozionata Silvia, ma dobbiamo capire, è la prima puntata, quindi l'emozione naturalmente scatta sempre. Nelle prossime puntate vedrete che andrà sicuramente molto meglio. Allora, Filippo, tu sei d'accordo con quello che hanno detto i tuoi compagni a Silvia e Ginevra? Sì, alla fine abbiamo fatto 2 quinti posti consecutivi, quindi puntiamo anche quest'anno a riconfermarci tra le prime 5 e con i playoff speriamo di poter dire la nostra. Senti, però io oggi col Valgotto avevo messo 1 fisso, questa storia. È andata male purtroppo, anche loro comunque sono una squadra rognosa e quindi vabbè, un pareggio ci può stare anche con loro. Quindi. Va bene, allora andiamo avanti con il nostro calcio giocato, andiamo al campionato di prima categoria con i risultati. Valtidone 0-1, Borgo San Donnino Royal Fiore 2-1, Ponte Nurese Borgo Novese 0-1, San Martese Corte Calcio 1-1, Spes Borgo Trebbia Juventus Club Parma 2-2, Viarolese Noceto 0-1, Vigolo Marchese il Tonotto Madregolo 1-0, Vigolzone 1968 Fontanella Tese 1-1. Bene, la partita di giornata più interessante era sicuramente quella relativa alla Fontanella Tese prima in classifica. Andiamo a vedere questa sfida, Vigolzone-Fontanella Tese. Al comunale di Vigolzone, testa coda fra Vigolzone all'ultimo posto con la capolista Fontanella Tese, neopromossa reduce da 3 vittorie consecutive. Al primo affondo Vigolzone subito in vantaggio grazie ad una perfetta incornata di Mattia Salami che fulmina l'incolpevole Pincolini. Al 18° clamorosa occasione per la Fontanella Tese con Peraddi che non riesce a ribattere in rete una corta respinta in aria di Fornasari. Al 31° discesa sulla destra di Cimmino, cross al centro per Salami, colpo di testa che esce di poco. Al 34° folata offensiva della Fontanella Tese con tiro di Loschi, grande risposta di Fornasari. Al 36° cross di Cimmino, stop e rovesciata di Salami, Pincolini para. E con le immagini passiamo ai secondi 45 minuti di gioco. Al 9° discesa di Barbarini e Fornasari salva in uscita. Al 18° calcio di punizione di Zanni, la palla sorvola la traversa. Al 34° bella azione di Cecinarea, sospetto atterramento non ravvisato dall'arbitro Primiceri. Al 40° espulso Raguseo per doppia ammonizione. Al 46° retropassaggio mette in difficoltà Fornasari che si salva con i piedi in uscita. Al 49° e 50 secondi arriva il pareggio della Fontanella Tese con Loschi che in area fa secco Fornasari. Dopo una veemente percussione. Finisce 1-1, un punto a testa per muovere la classifica. Al nostro microfono gli allenatori Peraddi e Forlini. Anche se fosse una partita difficile lo sapevamo, gliel'avevo detto in settimana, perché una squadra che non Vigolzone dopo 3 giornate la classifica conta poco comunque. E peccato perché penso che in campo ci sia stata solo una squadra. Purtroppo abbiamo preso gol al primo minuto, da lì dopo siamo
secondo me non abbiamo giocato male, anzi assolutamente. Il problema è che non siamo riusciti a fare gol e abbiamo pagato quel gol iniziale. Dopo alla fine è andata bene, perché pareggiare al 93esimo va bene, però penso che comunque sia ci stia molto stretto di noi, però no, il calcio è questo. Dopo ripeto, alla fine comunque potevamo vincere loro, infatti mancava 2 minuti alla fine, peccato per quei primi 2 minuti dove non siamo scesi in campo. Io penso che quei ragazzi qua possono arrivare ovunque, perché hanno talmente tante qualità che forse neanche loro sanno bene dove possono arrivare. Io penso che ce la possiamo giocare con tutti, indubbio che sono squadre più attrezzate di noi, però sono convinto che ce la giochiamo con tutti sicuramente. Quando vinci 1-0 al 94esimo è ovvio che speri di vincere, però alla fine credo che tutto sommato il risultato è anche giusto, perché loro hanno spinto tanto nel secondo tempo, però è ovvio, 94esimo vinci 1-0, è ovvio che hai la palla tra i piedi, purtroppo un rimpallo, l'ha deviata Mini e gli ha finito proprio sul petto, ha fatto gol. Però ho visto una grande reazione, avevamo 0 punti, ho visto una grande reazione, i ragazzi ce l'hanno messi tutte, abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti in 10, abbiamo dato credo il 200%, quindi ragazzi dico solo un bravo, sincero, sono stati veramente bravi, ho visto un passo in avanti e credo che potremo fare solamente meglio. Allora Marco, quando vieni raggiunto sul pari a 10 secondi dalla fine, no? Perché 90esimo, 5 minuti di recupero, 94esimo e 50, perdi palla in uscita dall'area e ti infiltrano. Tu che cosa diresti? Devi subito cambiare l'intervista, perché vincendo 1-0 l'allenatore avrebbe detto: abbiamo fatto 3 punti splendidi contro una grossa squadra, un plauso ai miei giocatori. Aver pareggiato il 94esimo è rimasto almeno applauso ai giocatori, perché era sempre la prima della classifica. Certo. Sono quelle partite, poi le espulsioni determinano l'inferiorità numerica, si vede che ce l'ha messa tutti, ma questi passi falsi ci sono in Serie A, immaginiamoci in prima categoria. La Fontanarentese è una bellissima squadra, un entusiasmo, una bella società organizzata, darà del filo da torcere fino alla fine. Se poi si può vedere la classifica Allora guardiamo la classifica, poi andiamo con la moviola. C'è Fontanellatese che rimane comunque col punticino mentre di oggi, ben salda in testa della classifica. L'anno scorso il campionato parlava esclusivamente Piacentino, perché abbiamo visto poi chi è salito di categoria. Quest'anno Fontanellatese è una splendida neopromossa. Il Noceto si è rinforzato, non dimentichiamoci il Borgo San Donnino, che ha profuso mezzi notevoli per poter salire di categoria, insomma. Ecco, però c'è anche la Valtidone che l'anno scorso, proprio nella seconda parte del campionato, ha fatto bene. Visto che è sempre stato considerato un girone piacentino, quest'anno parla molto di Parma, perché se guardiamo nella parte sinistra della classifica, le squadre piacentine sono solamente 3, perché abbiamo Valtidone, Borgonovese e Bobbiese, quindi solo 3 squadre, c'è la carica diciamo delle squadre di Parma, esatto. Mentre invece nella parte destra quelle inguaiate, vabbè. Sì, c'è la Juventus Club che non è promossa, sapeva di lottare fino alla fine, insomma. Sì, lì ecco, le neopromosse sono Juventus Club, Spes Borgo Trebbia, Vigolzone e Corte Calcio, no? Tutte un po' lì che non sono messe benissimo, cosa dici? Dopo è appena cominciato il campionato, dopo dipende. Ma il salto dalla seconda alla prima è un salto difficile secondo te? Sì, è già un bel salto notevole in quanto i giocatori cominciano oltre l'agonismo e la tecnica. Ricordiamoci che il girone A è sempre stato considerato, dei 3 gironi A, B e C, sempre stato considerato il più difficile, soprattutto il fattore tecnico, agonistico e tecnico. Ecco, fra l'altro qui sorprende, perché la Bobbiese, che aveva vinto in Coppa Italia contro il Valtidone mercoledì, oggi viene sconfitta in casa 1-0 sempre dalla Valtidone. Sai, la Coppa, anche il Fidenza ha passato un turno con merito contro contro il Colorno,
e la Fiorentina. Questo nulla toglie che oggi il Corona è secondo in classifica e il Firenze è lì che sta lottando per salvarsi. La Coppa Italia non è sempre veritiera, insomma, soprattutto i primi turni. Ecco, fra ore vuole salire in prima categoria. Questi saranno i tuoi modi di guardare bene. Sì, devo. Cosa dici, Filippo? Sì, il salto sicuramente ci sarà, si sentirà, quindi è ovvio che ci siamo. Tu da quanti anni sei al Fraore? Questa è l'ottava stagione. Quindi sempre lì, insomma. Sì, sì. Sei un fedelissimo, sempre, esatto, di questa maglia. Sì. Allora, andiamo adesso a vedere l'episodio, diciamo, alla nostra Moviola, episodio contestatissimo, sicuramente ci sono state grandi proteste da parte giocatori, panchina e pubblico, per questo sospetto atterramento di ceci in area. Allora, andiamo a vedere le immagini, ricordiamo che l'arbitro è il signor Primiceri di Parma. Ecco qui, palla che arriva in area. Qui Ceci con una magia riesce a passare davanti al difensore che poi... Oh. Che cosa dite? Sì, Filippo? Ma è rigore, sì, lo tocca nettamente nel cadere. Lo tira giù. Ma più che un fallo di piede, l'ha toccato mi sembra col braccio. Sì, sì. Che l'arbitro, non lo so, era coperto l'arbitro. Ma allora inizialmente qui però diciamo nel momento finale è molto ce li ha proprio davanti, sì, ci vedi? Sì, questo è tutto l'attaccante della Fontanatesa, è un bellissimo gesto tecnico perché sì, l'ha lasciato lì. Si palla avanti, probabilmente questo non se lo aspettava. Gli si è rovesciato addosso, questo per me è rigore, solo che è proprio... Rigore netto, Filippo? Sì, netto. Anche perché il giocatore l'ha già superato, non può neanche dire che sia stato un intervento a fianco. Quindi giuste le proteste, le recriminazioni da parte dei biancorossi della Fontanella Tese. Benissimo, abbiamo altri messaggi in arrivo, Arianna? Un saluto affettuoso al DS Giovati, persona competente e sempre disponibile, gli amici del torneo di Salina. Il livello tecnico della promozione non è superiore paradossalmente a quello dell'eccellenza, Gianluca. Non ho capito gli amici di Salina. Sì, vicino a casa mia. Ok. Sono degli affezionati. Ecco, grazie. Secondo te sul discorso del livello tecnico della promozione potrebbe essere superiore a quello dell'eccellenza, come dice il nostro telespettatore? Io ho elencato prima una sfilza di nomi che come acquisti quest'estate hanno diciamo rotto gli equilibri. Ci sono società in promozione, squadre che sono attrezzate, che farebbero la loro bellissima figura in eccellenza, questo senza dubbio. Io dico che si è innalzato notevolmente il tasso tecnico quest'anno della promozione, parlo del girone A, eh. Bene, allora adesso collegamento con Piacenza, Centro Congressi Galileo. Daniele, sono compagnia di Mister Ghiali. Ieri, prima vittoria della stagione, 3 punti importantissimi. Quale sarà la reale forza del proprio Piacenza in questo campionato? Ti aspetti qualcosa in più dalla salvezza? No, è giusto rimanere con gli obiettivi che la società si è prefissata a inizio stagione. Sapevamo già che raggiungere la salvezza per noi è un grandissimo risultato, era difficile, sarebbe stato difficile nel girone B, quello dello scorso anno, e ora che ci hanno messo in questo girone A sappiamo che è ancora più complicato, quindi dobbiamo andare avanti giorno per giorno, la squadra è in forte crescita, probabilmente meritavamo il risultato pieno già nella domenica precedente, è venuto ieri sera e quindi sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Al momento della sostituzione con il bomber Alessandro c'è stato un abbraccio, pace e stabilità? L'abbraccio è stato assolutamente relativo al risultato di ieri, l'ho tolto appena siglato il 2-0, quindi stavamo festeggiando un risultato, mancavano pochissimi minuti e quindi era legato solo a quello. Per quanto riguarda quello che è successo qualche settimana fa, questo abbraccio c'era già stato 5 minuti dopo il piccolo diverbio, quindi assolutamente nessun problema. Benissimo, la parola a Francesca. Sono con i giocatori della prima squadra del proprio Piacenza, Ermanno Fumagalli, portiere, ieri protagonista, 2 parate non facili ma nulla è potuto contro il gol del Giana. Un tuo commento. Alla fine
ci ha fatto gol il Giana nell'ultima occasione finale. Siamo riusciti però a portare a casa 3 punti, che è la cosa più importante, e aver dimostrato che in questo campionato possiamo dirla nostra. E all'inizio di questa partita ti aspettavi questo risultato? No, sì, perché anche la penultima con Cittadella abbiamo dimostrato il valore, il vero valore nostro, e con la Genoa siamo riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali. Va bene, poi con noi c'è anche Gianluca Barba, centrocampista, e anche Dembele Sal, difensore. Dembele, vorrei sapere come affronterete il prossimo incontro con l'Alessandria, sarà una partita difficile. Sì, è vero, sarà difficile, però bisogna affrontarla con la cattiveria giusta e niente, di giocarsela per saranno 90 minuti, comunque bisogna essere concentrati per 90 minuti e cercare di sfruttare nostre possibilità, nostre poche occasioni magari che avremo, e cercare di chiudere la baracca lì dietro. Ci sono state 5 giornate, avete vinto ieri, ti aspettavi qualcosa in più? No, mi aspettavo una partita così, perché giocare con la Giana non è facile. L'abbiamo affrontata bene, contano i 3 punti e l'abbiamo presi, allora va bene così, dai. Va bene, grazie. Sì. Come stai, Gianluca, quando ritorni? Non lo so quando ritorno, spero più presto possibile, ma i tempi non li sono ancora. A posto. Va bene, allora eccolo qua, tutti lo aspettano, e noi Daniele ci vediamo nel prossimo collegamento. Benissimo, che cosa succede, Arianna? Adesso 3 minuti di pubblicità. Benissimo, rieccoci in onda, e allora andiamo con la nostra Arianna a vedere i risultati del campionato di prima categoria, girone B. Barcaccia Basilica 2000 2-1, Biancazzurra Bardi 0-0, Fornovo Felino 1-1, Gattatico Viadana 2-0, Lesignano Sporting Club Sant'Ilario 4-0, Marzolara Sorbolo 3-1, Meletolese Valtarese Calcio 3-1, Solignano Povigliese 2-1. Benissimo, qui al comando della classifica Basilica e Gattatico. E Viadana un pochino più rallentata rispetto, diciamo, c'è, cioè, una, sì, lotta il più girone forte. Il girone B è, sì, un girone per me non più facile, bellissimo, diciamo, chiamiamolo meno difficile. Quest'anno, va bene, Basilica sapevamo che sarebbe stato protagonista, come il Solignano sta arrivando, la Valtarese tradizionalmente arriverà fra le prime, se non la prima. Il Sorbo era partito di gran carriera neopromosso, adesso si è seduto un po', come anche la Biancazzurra, che è una retrocessa. Lo Sporting Club Sant'Ilario adesso 0 punti, so che in settimana ci sono state dimissioni della presidentessa, e secondo me o degli amici lì riusciranno a venirne fuori da questa situazione societaria. Dopo il Gattatico, Viadana sono società attrezzate, ma non in questo momento per il grande salto, soprattutto il Gattatico. Il Viadana, anche se fanno finta di niente, sotto sotto ci sperano. Ecco, però, fra l'altro oggi c'è stata questa battuta d'arresto del Basilica in casa della Barcaccia, sì, Barcaccia che si ne ha approfittato, il Gattatico ha perso anche il Viadana, di conseguenza la classifica si è di nuovo livellata. Questo è un campionato, diciamo, molto più livellato rispetto al girone A. Girone A verranno fuori i valori. Altri valori. Benissimo. Allora, detto questo del campionato prima categoria, passiamo adesso alla seconda categoria. Cominciamo con il girone A, quello tutto quanto piacentino. Baby Brasile, San Rocco 3-1, Calendasco, San Giuseppe 0-2, Podenzano, Lubra 0-2, Rottofreno, Niviano 4-1, Travese, Bobbio 1-0, Turris, Pontogliese, Gazzola 3-4, Ziano, Gragnano 3-2. Benissimo, e qui abbiamo la vittoria del Baby Brasil nei confronti del San Rocco. Era un pochino la partita oggi con i fari puntati, questo Baby Brasil che continua, diciamo, nella sua marcia. Da segnalare la sconfitta del Podenzano in casa ad opera dell'Olubra, Olubra che fra l'altro, diciamo, è una delle squadre che
alla fine cercheranno di contendersi quella che è la vittoria, della vittoria finale. Da segnalare poi anche il rottofreno che liquida 4-1 la pratica a Niviano, e il derby fra Travese e Bobbio 2012, quindi questo derby dell'Alta Valtrebbia, finisce diciamo ad appannaggio della Travese, che ricordiamo che è una di quelle società che ahimè sono rimaste alluvionate, state colpite dall'alluvione, riportando numerosi danni alle proprie strutture. Guardiamo anche un attimo la classifica di questo campionato di seconda categoria. Ecco qui, fra l'altro, dimenticavamo la Pontogliese Gazzola, che è una squadra nata dalla fusione tra Pontogliese e Gazzola, che sono due comuni neanche troppo vicinissimi, però qui la presidentessa del Gazzola ha voluto tantissimo questa fusione, squadra che viaggia a gonfie vele. Sicuramente qui potrebbe esserci un ritorno nel campionato di prima categoria. Vi ricordo, ecco, nelle prime posizioni proprio la vittoria dell'Olubra oggi sul campo del Podenzano, era molto attesa questa sfida, e così come vi dicevo anche il Baby Brasil che veleggia alla grande, bene anche Ziano appunto e Travese. Allora, detto questo, andiamo con i risultati, invece passiamo al campionato di seconda categoria, girone B. Arquatese Polisportiva Pontenure 2-0, Arsenal San Nazarese 0-0, Caorso Alsenese 1-3, Combisalso Pontegrine 2-0, Libertas Pes Zibello 3-2, San Lazzaro Sporting Fiorenzuola 0-5, San Polo Calcio Chero 0-2. Benissimo, in questo campionato si ferma la San Nazarese, cioè si ferma un solo punto alla squadra che sicuramente era la rivelazione di questo campionato, che stava facendo veramente tanto bene. La Polisportiva Pontenure, nonostante il cambio di allenatore, ha perso anche oggi, perso 2-0, nonostante l'arrivo di Marietto Sparzagni, allenatore sicuramente profondo conoscitore di questa categoria. Il Caorso perde in casa con l'Alsenese, anche questa era una sfida ad alta tensione, perché ci si aspettava di vedere una bella partita fra due squadre che sono sicuramente fra le pretendenti di questo campionato di seconda. Da segnalare anche la vittoria della Libertas Pes, prima vittoria che fulmina lo Zibello per 3-2. Altra marcia che continua è quella dello Sporting Fiorenzuola, vittorioso per 5-0 sul campo del San Lazzaro. San Polo e Chero, che erano le squadre che l'anno scorso sono contese la promozione in seconda categoria e poi quest'anno si sono ritrovate, in questo caso è il Chero ad avere ragione del San Polo. Andiamo a vedere la classifica di questo campionato di seconda categoria girone B. Alsenese che balza al comando insieme allo Sporting Fiorenzuola e insieme al Chero, superando la San Nazarese che oggi diciamo fa un solo punto nel confronto e quindi rimane distaccata di due punti dall'altro gruppettino diciamo di pretendenti alla promozione, che stanno marciando veramente alla grande. Lasciamo anche la seconda categoria, girone B, e parliamo di Piacenza con innesto di formazioni appunto di Parma, ed andiamo a questo punto a Parma invece a conoscere le giovanili del Fraore. Daniele, eccoci di nuovo qui in collegamento da Divertilandia di Parma. Siamo qui con le giovanili, il loro responsabile Salvatore Reale e il dirigente Emanuele Bonezzi.
Salvatore, il fraore quest'anno si è allargato molto, abbiamo saputo, grazie all'arrivo di Crociati in Oceto. Vuoi parlarci di questa vostra espansione? Sì, quest'estate abbiamo partecipato insieme alla società SD Noceto per il bando per la concessione dell'impianto sportivo il Nocia Noceto. E avendolo vinto abbiamo dato possibilità ai ragazzi della precedente gestione di continuare ad allenarsi con i loro rispettivi gruppi presso l'impianto, che abbiamo rilevato insieme appunto all'SD Noceto e che portiamo avanti insieme alle squadre già preesistenti che già avevamo. Perfetto, chiedo sempre a te, vuoi spiegarci come è strutturato il settore giovanile? Sì, grazie a questa nuova espansione che ci permette di essere un riferimento della zona di Parma Ovest, abbiamo diversi punti di lavoro, diversi poli di lavoro a Fraore, zona Fontevivo, campo di Pontetaro, Bianconese e appunto non ultima quello di Noceto. Abbiamo circa 20 squadre giovanili divise in settore scuola calcio, in settore giovanile agonistico e che partecipano ai campionati organizzati dalla federazione. Adesso passiamo la parola ad Emanuele Bonezzi che ci parla di quali possono essere gli obiettivi dei giovani del Fraore. I nostri obiettivi per tutti i giovani del Fraore sono quelli di farli crescere in modo individuale tutti quanti e nel rispetto delle regole del gioco del calcio per tutti. Come abbiamo sentito, gli obiettivi di questa squadra sono ben chiari. Andiamo a presentare i giovani calciatori del settore giovanile. Mazzola Alberto e faccio il portiere. Boni Axel, terzino sinistro, destro. Muselli Mattia, gioco in difesa centrale e terzino. Giacomo Zigliotti e sono un attaccante. Francesco Servente, attaccante. Said Seone, centrocampista. Simone Magnani, attaccante. Seone Mohamed, ala. Pezzani Matteo, centrocampista. Bonezzi Manuel, terzino destro. Baroni Matteo, centrocampista centrale. Cristian Adorni, portiere. Nicola Tarasconi, jolly. De Luca Andrea, ala. Antonio Novellino, attaccante seconda punta. Alessandro Nali, centrocampista centrale. Salvatore Ferrieri, difensore. Elia Tarasconi, ala. Taverna Matteo, difensore centrale. Jacopo Carloni, centrocampista. Diego Giuffredi, difensore. Ecco Daniele, abbiamo sentito la voce di questi giovani talenti che sono stati molto bravi e si stanno divertendo molto qui a Divertilandia. Bambini, fatevi un bel applauso. Per il momento è tutto, linea a Daniele, a dopo. Benissimo, rieccoci e allora a questo punto noi proseguiamo e andiamo al campionato di seconda categoria, girone C. Arsenal Audace 2-1, Borgottaro Vicofertile 4-0, Compiano Real Valbaganza 0-0, Folgore Fornovo Calestanese 1-2, Fraore Valgotra 0-0, Ghiare Sivizzano 2-0, Lemignano Filegara 0-2. Benissimo, e qua ce ne parla Filippo. Allora Filippo, parlaci di questo campionato, secondo te quali sono le squadre più forti, chi alla fine diciamo si contenderà la promozione? Allora, nomi sicuramente direi Real Valbaganza, che sulla carta hanno palesemente dei giocatori di categoria superiore, non mi hanno impressionato dal punto di vista del gioco, ci abbiamo già giocato contro 3 volte quest'anno tra Coppa e Campionato. Vabbè, hanno sempre vinto, questo devo ammetterlo, però non mi hanno impressionato più di tanto a livello di gioco e quindi penso che sarà aperto comunque fino alla fine. Ci sono anche altre squadre, il Calestano che me ne hanno parlato bene, Felegara, anche loro sono partiti molto bene con un allenatore nuovo, De Pietri, che sono sicuro che farà molto bene anche lui. E quindi sì, a differenza degli ultimi anni, che magari c'erano 2 anni fa Madrego e Felino, dell'anno scorso c'erano Fornovo e Bardi, penso che sarà aperto fino alla fine quest'anno. Però sì, vedo favorito comunque alla lunga Real Valbaganza. Ecco, guardando un attimino la classifica, voi siete esattamente a metà. Sì, abbiamo perso qualche punticino che magari con un po' più di esperienza l'avremmo potuto portare a casa e adesso speriamo di rifarci dalle prossime. Già la prossima abbiamo il Felegara che sarà dura, però se riusciamo a fermarli
bene o male ci riagganciamo. Ecco, giocate a Felegara, è il paese di Arianna, eh? L'ha detto, eh. Ecco, Arianna, però tu fai il tifo per il Felegara, mi sa, eh? Non dire no. Che fai il tifo per il Fraore, sennò... no, non posso tifare il Fraore, però vengo a vedervi. Ecco, però avete cominciato bene, siete partiti bene e sì, poi, diciamo, vinto la prima, battuta pareggiato... d'arresto la scorsa settimana, oggi sì, un solo punto. Abbiamo pareggiato col Civizzano, che anche loro sono una squadra che darà molto filo da torcere da qua alla fine. E anche lì purtroppo forse abbiamo buttato via due punti che alla lunga dopo li rimpiangi. E... anche perché 2-2-4 potevate sì, essere lì in terza posizione insieme a Borgotaro e Arsenal. Sì, ma infatti è un girone che tutti possono vincere e perdere con tutti, anche Real Barbaganza è pareggiata con Piano oggi, che non è mai facile andare su a giocarsela. Luca Alberici mi ha detto che l'obiettivo minimo sono i play-off. Sì. Quindi sì, è molto ottimista Simone, speriamo di rispettarlo. Beh, di fatto sono a tre punti dalla zona playoff, però insomma, quando ci sono questi risultati, no, che non riesci a schiodare, non riesci a vincere in casa, è quello che poi... Basta vincere per loro domenica lo scontro diretto col Felegare e si sono già nei playoff, insomma. Ah, questo sicuramente. Ecco, ma secondo voi le squadre, diciamo, che si contenderanno meglio attrezzate, chi sono in questo campionato? Io direi, Real Barbaganza, Calestano, non li ho visti giocare, però me ne hanno parlato molto bene. E sì, anche il Ghiare sono sempre... Real Barbaganza è la squadra allenata quest'anno da Musi, se non vado errato. Sì, ecco, qui esatto. Passato da Fontanellato a Real Barbaganza. Sì, hanno giocatori molto esperti e sono messi bene. Quindi alla lunga, secondo me, farà la differenza questo. E la Calestanese? Me ne hanno parlato bene, infatti sono lì a 10 punti e quindi in effetti non saranno male. Secondo te, Marco, chi è la favorita? La Real Barbaganza, più che anche amate il Real Madrid della seconda, perciò devono rispettare questo impegno che si sono presi. Però anche loro hanno fatto una bella partita la scorsa settimana, oggi chiamiamolo un misero 0-0. Giustamente è un campionato, ma comunque vengono fuori perché i giocatori ci sono, senza dubbio. Faticano, si fatica in Serie A o in Eccellenza o in Serie D, turno infrasettimanale, si faticano anche in seconda, sicuramente. Certo. Bene, andiamo adesso a Piacenza, collegamento per conoscere anche le giovanili del Pro Piacenza. Sono in compagnia di Daniele Moretti. Daniele è responsabile del settore giovanile, un settore giovanile che comincia a dare grosse soddisfazioni. Sei contento del tuo staff e del lavoro fino adesso svolto? Ma noi sicuramente sono due anni che facciamo dei campionati importanti, perché la prima squadra, essendo professionisti, facciamo campionati nazionali e devo dire che l'anno scorso è stato difficilissimo, quest'anno ancora, però stiamo facendo degli ottimi risultati e ringrazio la società, lo staff, allenatori bravissimi, e c'è un entusiasmo incredibile e questo è importantissimo. Molti giovani piacentini vorrebbero approdare alla vostra società, purtroppo non ci sono le strutture adeguate. Le strutture è un bel problema, perché l'anno scorso eravamo 380 ragazzi e purtroppo abbiamo dovuto lasciare a casa dei ragazzi, perché le strutture sono quelle che sono e questo è un dispiacere grosso per noi e per tutta la società. Linea Francesca. Grazie Anna Maria, siamo con il cuore del Pro Piacenza, Roberto Tagliaferri, direttore generale. La tua passione per il calcio ti sta portando a fare grandi cose per il Pro. Sei una colonna portante di questa società. Vuoi raccontarci un po' la tua esperienza e se avete dei progetti per il settore giovanile? Innanzitutto vorrei ricordare oggi, questa sera, una persona importante per tutti i giovani del calcio piacentino che ci ha lasciato ieri, Renato Cavazzi. Vorrei ricordarlo perché è stato molto importante per tutti noi che abbiamo seguito il calcio. Per quanto riguarda il Pro Piacenza, io sono Pro Piacenza dal 2010, abbiamo iniziato questo progetto sviluppandolo
in maniera importante, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora. Il nostro settore giovanile è florido, abbiamo intenzione di farlo crescere ancora di più. Anche quest'anno i nostri risultati sono importanti, speriamo di proseguire per questa strada. Va bene, con noi c'è anche l'allenatore della Beretti, Ivan Campese. Ivan, grande prestazione per la Beretti, avete vinto 3-1 contro l'Inter, vi aspettavate questo risultato? Ma sicuramente no, un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Però quest'anno, come non mai, penso di avere a che fare con un gruppo di ragazzi intelligenti con della personalità. Ero convinto di potermi giocare la partita, ma non di arrivare a questo punto. Comunque è stata una grande soddisfazione per tutto l'ambiente. Benissimo, e allora adesso da Piacenza, con le giovanili di Piacenza, passiamo al campionato di seconda categoria. Girone D, i risultati, Arianna. Arrivo subito. Allora. Arrivano, eh? Sì. Allora, Aurora, Unione Calcio Casalese 1-0, FC 70 Astra 1-2, Fontanellato Montanara 0-1, Levante Team Traversetolo 2-3, Montebello Skanderbeg 0-3, Polisportiva Campeginese Tortiano 0-1, Salleo Mezzani 0-1. Benissimo, e qui diciamo Aurora e Skanderbeg proseguono a gonfie vele, primi anche in classifica con 10 punti, dietro poi Mezzani Calcio Casalese, sì, ritorna un pochino quello che era stato il filone lo scorso anno, no? Con lo Skanderbeg che si era battuto fino alla fine per la promozione, l'Aurora e Mezzani. Skanderbeg è sempre... in senso positivo una mina vagante, perché se ci sono tutti dettano legge, poi bisogna sempre vedere quanti giocatori a volte si ritrovano. L'Aurora sta mantenendo gli impegni che si era presa, oggi ha battuto uno scontro diretto, l'Unione Calcio Casalese non ha lesinato mezzi economici per poter risalire subito. Era un bello scontro, è il famoso discorso che si diceva prima, che vincere gli scontri diretti sono spareggi col doppio valore, perciò sono diciamo Skanderbeg, Aurora e Calcio Casalese. Il Mezzani ha un ottimo allenatore che renderà la vita dura alle avversarie. Sono queste diciamo un po' le... Ecco, Filippo, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo campionato di seconda? Ma, un po' di squadre sicuramente le conosci perché le avrete incontrate, sì, in Coppa. Beh, lo Skanderbeg, sì, come ha detto giustamente, è una squadra sempre ostica e quindi anche quest'anno magari sarà l'anno buono. Anche il Mezzani mi ha detto che ha fatto una buona squadra e quindi sì, direi che le prime posizioni stanno rispettando le aspettative. Benissimo, allora dalla seconda categoria andiamo adesso a vedere che cosa succede, Arianna? Adesso 3 minuti di pubblicità. Bene, allora ritorniamo. Abbiamo finito con la seconda categoria. Dico bene, Arianna, correggimi se sbaglio. No, tutto allora, giusto. Benissimo. E allora andiamo con la terza categoria. Cominciamo con il girone A, Piacentino. Basilicanova Interclub 0-0, Dinamo Solignano Sissa 0-3. Mi sa di no, ecco, queste non sono squadre piacentine. A Parma. Quelle sono quelle di Parma. Andiamo a vedere quelle di Piacenza, se no se vuoi che finiamo con quelle di Parma, andiamo con quelle di Parma. Possiamo passare anche a quelle di Piacenza. Andiamo a quelle di Piacenza. Dai. Farini Bettola Gossolengo 0-0, Besurica Podenzanese 3-1, Bivio Volante San Filippo Neri 2-1, Borgonovo Calcio Rivergaro 0-1, Lions Quarto Perino Calcio 1-2, Pittolo Guardamiglio 3-1. Benissimo, e allora se possiamo vedere anche la classifica, innanzitutto vediamo al primo posto il Pittolo che ricordiamo è retrocesso lo scorso anno dalla seconda categoria, così come il Bettola Farini che ricordiamo, ahimè, è stata l'altra squadra che maggiormente è stata colpita dalla recente alluvione,
dove la forza del Nure sul proprio campo ha portato via addirittura gli spogliatoi della squadra, quindi ingenti sono stati i danni che sono stati arrecati appunto alle varie strutture. Ma però con la grande forza dei bettolesi è ormai riconosciuta, quindi sicuramente sapranno rialzarsi. Spicca la vittoria oggi, fra l'altro, del Bivio Volante nei confronti del San Filippo Neri, Bivio Volante che quest'anno veramente scoppiettante, che dalle solite ultime posizioni della classifica invece lo vediamo addirittura nella parte alta, nella parte sinistra della nostra classifica. Bene anche il Rivergaro, che quest'anno diciamo ha cambiato parecchie cose nella propria struttura, e anche qui squadra che sta facendo veramente bene in vetta e si propone fra l'altro fra le pretendenti alla promozione. Un po' di delusione invece per quello che riguarda il San Filippo Neri che troviamo a soli 5 punti. Eravamo abituati a vedere San Filippo Neri sempre nella parte alta della classifica, trovarlo quest'anno in questo campionato invece un pochino in basso come adesso nella parte destra ci fa un pochino meraviglia, così come vediamo anche attardato il Borgonovo Calcio, anche questa formazione lo scorso anno diciamo è stata a lungo fra le pretendenti per quello che concerne la promozione finale. E Guardamiglio, squadra completamente rifatta, sappiamo che Guardamiglio ha avuto un po' di vicissitudini societarie e quest'anno comunque si è riproposta, Guardamiglio che si ripropone nel campionato, quindi tutto nuovo, e sicuramente si paga un attimino lo scotto di questo noviziato. Detto questo, dalla terza categoria, girone A di Piacenza, passiamo al girone B, sempre di Piacenza. Gerbido Sipa, Fulgor Fiorenzuola 0-2, Gropparello Primogenita 4-0, Drago San Giorgio Cadeo 2-1, Libertà San Corrado Lugagnanese 0-1, Salicetese Pro Villanova 1-1, San Lorenzo Monticelli Vernasca 0-0. Benissimo, anche qua diciamo ancora una volta ci sono le squadre che tipo il Fulgor Fiorenzuola, che quest'anno si ripropone bene, questa squadra che ricordiamo sono tutti dei giovani di Fiorenzuola. Spicca questo 4-0 del Gropparello nei confronti della Primogenita, anche il Gropparello profondi rinnovamenti all'interno della società, che vogliono appunto riportare in alto questa tradizione di questo paese del Piacentino. Andiamo a vedere anche come intanto si è modificata la classifica dopo l'odierna giornata, con la Lugagnanese al comando, vedete, insieme al Gropparello, e qui sarà veramente una bella lotta perché, come ripeto, il Gropparello completamente rinnovato per quello che riguarda un attimino squadra e un po' anche la dirigenza. Lugagnanese diciamo è già qualche anno che vuole ritornare agli antichi splendori, e un po' più indietro a metà classifica a 6 punti vediamo anche la Folgore, che ricordiamo nelle mani di Mazzoni, che sicuramente è una persona che sa far bene in questa categoria e si sta impegnando per ristrutturare un po' tutta la squadra, compreso il settore giovanile. Drago San Giorgio, che oggi ha raccolto i primi tre punti importanti. San Lorenzo, che vi ricordiamo è la squadra di Monticelli, che bene anche quest'anno sta facendo. Dalla terza categoria, girone B, passiamo alla terza categoria invece di Parma. Basilica Nova, Interclub 0-0, Solignano Sissa 0-3, Palanzano Filegarese 4-1, Salabaganza Mercuri 0-4, Team Carignano Bedognese 3-2, Terre Alte Berceto Cop Nord-Est 0-0, Virtus Varanese 2-2. Bene Marco, allora ci vuoi parlare un attimino tu di questa terza categoria di Parma?
No, io al di là dei risultati della classifica do un plauso a questo girone, perché se io penso che Sissa debba andare a giocare a Terre Alte Berceto, vuol dire essere veramente appassionati del calcio. Questo è un girone, diciamo, nuovo, solo un girone quest'anno, perciò la federazione ha dovuto assommare un po' tutto, perché non è come Piacenza, comunque le squadre, c'è il Palandano che tenta di andare su, la Varanese cerca anche lei, il Sissa era partito con buone ambizioni. Poi tutte le altre, diciamo che se vediamo, sono poi tante seconde società in paesi dove vi sono le categorie più alte, insomma. Ecco, qui comunque in testa della classifica... Un applauso alla Dinamo Solignano, perché tutti gli anni partecipa e veramente per loro è un puro divertimento, perché se tutti gli anni loro partecipano arrivano penultimi, terzultimi, un plauso alla sportività, insomma. Ecco, senti, ma lì spicca in fondo a questa classifica, no? Mi fa un po' specie vedere i Crociati in Oceto, no? Questa squadra, che è stata una nobile squadra, perché ha giocato, voglio ricordare, è arrivata alla Serie C, ha giocato, ha avuto, diciamo, una bellissima struttura, fra l'altro, tutto quanto, e poi è stata risucchiata dagli eventi, prima... diciamo nei campionati dilettantistici, adesso addirittura riparte dalla terza categoria. Guarda, la storia dei Crociati, era la seconda società di Parma, ha fatto per degli anni la C2, poi qualche anno fa rinunciarono, scalarono di due categorie per fare l'eccellenza, che l'hanno sempre fatta in maniera dignitosa, poi la retrocessione, che poi non è stato un dramma, la retrocessione sportiva, poi da lì sono scaturiti vari fattori che hanno portato prima la cancellazione della società con perdita di tutto il capitale dei giocatori, e adesso ricominciano con l'iscrizione in terza. Per parlare dei Crociati non basterebbero 5 trasmissioni, perciò poi non mi sento io neanche di spiegare tutta la storia, perché finisce lo sport e cominciano altre storie. Non penso che sia la sede adatta, insomma. Fa piacere che riprendano, ma fa dispiacere soprattutto perché è sparito. Una società è sparita che per anni ha tenuto alto il nome di Parma, insomma. Comunque, morto un papa, se ne fa un altro. Parlo sempre a livello calcistico. Ecco, fra l'altro, cioè Noceto ha la formazione del Noceto che gioca in prima categoria. Poi, diciamo, vabbè, il Crociati, che adesso lo vediamo qui in terza categoria, ma fra l'altro, diciamo, poi in mezzo c'è anche il Fraore, che è andato a prendere questo settore giovanile, e per tenerlo vivo, perché altrimenti Noceto si sarebbe addirittura trovata senza possibilità, diciamo, per i giovani del paese. Diciamo, da quello che è successo è scaturita poi una collaborazione fra Ore e Noceto, perciò da una cosa negativa poi ne è scaturita una positiva. Teniamo conto poi che a Noceto gioca anche da Piccardo, cioè io un domani vedo non solo Noceto, Fraore e Piccardo, ma un domani può scaturire un'unica società, insomma, dove un settore giovanile, che per me è un patrimonio importantissimo delle società, potrà venire un settore giovanile veramente notevole. Ecco, fra l'altro, Marco, appunto, parlando appunto di settore giovanile, adesso il Fraore, cioè riuscendo a unificare tutti questi giovani, si trova con un settore giovanile veramente fortissimo. Beh, io conosco Alberici, che per me è il deus machina di questa organizzazione, un personaggio squisito che si presta, e soprattutto sono riusciti a creare un qualche cosa, comincia adesso, mi darà soddisfazione enorme, perché il settore giovanile, ripeto, per me è l'ossigeno per le società al giorno d'oggi. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa, Filippo? Tu dai una mano anche a questo settore giovanile, perché so che ci sono sempre dei giocatori delle prime personalmente squadre. No, però ad esempio il mio compagno di squadra Diego, che era prima in collegamento, lui allena anche lui una squadra, e sì, sono molto soddisfatto di come si sta muovendo la società, è la direzione giusta. Essendo un tesserato non poteva dire altro, Ero costretto. No, vabbè, insomma, cioè, voglio dire, io penso che bisognerebbe guardare un attimino
con ammirazione, no? Perché vedo le squadre che poi hanno dei settori giovanili importanti, e Juventus Club a Parma e San Giuseppe a Piacenza insegnano, perché poi cioè quando le squadre hanno un pochino gli obblighi anche di far giocare dei giovani che escono dagli allievi, si affacciano alla juniores, bisogna andare a pescare queste squadre, queste squadre che fanno selezione, che queste squadre che... cosa che fa già il Fidenza da anni, in collaborazione con Fidenza Team, che fino a una certa età sono Fidenza Team, poi passano al Fidenza, come anche vorranno fare loro il Fraore. Cioè, l'importante è poi crearsi un settore giovanile in casa e cercare poi di andare a pescare il meno possibile da altri settori giovanili. Questo senza nulla togliere alle società come l'Arsenal, come la Juventus Club, come tutte che stanno lavorando benissimo, la Mercury, l'Inter Club. L'obiettivo, chi riesce poi a crearsi un settore giovanile in casa, ha notevoli vantaggi, ma non solo economici, perché qua dopo si guarda sempre anche un discorso, un fattore sociale in un paese, in una città. Il settore giovanile comporta degli obblighi ma anche soddisfazioni. È meglio avere 350 ragazzi che giochino calcio, in questo caso se poi giocano a baseball o a pallavolo è la stessa cosa, e li tieni, diciamo, nello sport, senza andare a cercare altre strade, insomma. Ecco, ma secondo te, Marco, cioè è meglio andare a prendere un settore giovanile, cioè fare un settore giovanile, pagare quando si è in promozione la penale perché non hai magari la juniores, secondo te qual è la cosa migliore, la dritta migliore? Io vedo che la Picardo ha fatto terza, seconda, prima, adesso è in promozione, e do atto al presidente che ha fatto un notevole sforzo di investimento sul settore giovanile, perché impiantare dall'oggi al domani una squadra juniores non è facile, perché non è solo gli 11 in campo, i 15 o i 20, è tutta la struttura, l'organizzazione che va da allenatori, dirigenti, pulmini. Perciò posso dare con soddisfazione un plauso alla Picardo di questa operazione, che non è un investimento da poco, perché il settore giovanile, tanti, ma con questo non voglio dire che è un discorso proprio di ignoranza, di ignorare le cose, un settore giovanile ha dei costi esorbitanti per una società, e poi la quota annuale che pagano i genitori corrisponde, adesso non voglio esagerare, ma a un quarto o un quinto di quello che costa la gestione di un ragazzo, che va da allenatori, pulmini, campi, dagli spogliatoi alle docce, materiale sportivo, le trasferte, lo si fa per un fattore sociale fino a una certa età, e poi ben vengono i giovani che possono essere introdotti nella prima squadra. L'ho detto all'inizio della trasmissione, la soddisfazione di mercoledì è aver avuto 8 undicesimi del Fidenza che erano provenienti dal settore giovanile. Questo è l'obiettivo, perché i magnati dell'industria o quelli che investono nel calcio o quelli che regalano tendono sempre più a sfoltirsi. E una volta, anni fa, come dicevi tu, si era il presidentissimo, vinceva i campionati, poi si rendeva conto che c'era il settore giovanile. Do atto alla Picardo, ma anche il Carpaneto, Rossetti, il presidente, ha investito moltissimo e sta ancora investendo sul settore giovanile. Ecco, ma costa diciamo di più fare una squadra juniores, dove presumo che fra l'altro i giovani non pagano neanche una quota di iscrizione, come può essere nelle formazioni tipo Pulcini, esordienti, giovanissimi. Ma vedi, anche sulle quote ci sono delle filosofie diverse o delle diatribe. Ci sono società che quando un giocatore arriva alla firma, il famoso la firma vincolo 25 anni, la società smette di far pagare questo, diciamo, questa annualità, questa iscrizione, in quanto hanno già ricavato denari degli anni precedenti. Ci sono società invece che per fattore sociale mantengono le cifre basse, ma anche se firmano per almeno un anno negli allievi mantengono la quota. Sono cifre, servono, cioè un ragazzo viene a costare 700-800 euro a una società in un anno, sono cifre che uno sembra che siano impossibili, però vedo con piacere che tante società stanno investendo sul settore giovanile. Ma investire vuol dire
creare 4, 5, 6, 7, 8 squadre. Tu immagina 8 squadre, allenatori, dirigenti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi un ecco. Campionato può succedere, la Fidentina per anni non ha fatto la Juniores, quest'anno ha fatto la Juniores. Il Fidenza ha fatto l'interregionale, è una Juniores nazionale, ha dei costi, solo il Puma, una trasferta, 1.300-1.400 euro saltano, sacrificio anche per i ragazzi, perché si va a giocare ad Ancona, a Senigallia o in Toscana, e lì sono enormi sacrifici, ma anche per i ragazzi comunque. Ecco, fra poco vedremo le giovanili di Piacenza, ribadisco, c'è squadra professionista. Ecco, questa diciamo norma introdotta dalla federazione di questo cosiddetto rimborso preparazione quando un ragazzino passa dai dilettanti ai professionisti, non potrebbe un po' penalizzare diciamo queste società? Ma questa famosa tabella di premio di preparazione, se uno gli ha detto i lavori lo sanno, parte fin dalla terza categoria, fino alla Serie A. Perciò un giovane che è stato in una società dilettantistica e poi va a finire in una società, anche se dilettantistica, ma superiore o pari, c'è sempre da pagare un premio di preparazione. Ma sono tabelle dettate dalla FIGC anche non per premiare la società che per anni ha investito su questo ragazzo, poi questo ragazzo non firma il vincolo, può andare via, esatto. Ma la società acquirente sa che deve pagare un premio di preparazione. Ecco, però cioè, per quello che riguarda la Lega Pro parliamo di 12.000 euro, una cifra dopo pesante. Sono cifre pesanti. Io ritengo che le società professionistiche, è vero che la Lega Professionisti di C siamo diciamo la base del professionismo, ma le società professionistiche A e B che hanno i settori giovanili potenti non aspettano andare a prendere un ragazzino a quelle cifre lì, che poi sono tabelle dettate dalla Lega, vanno a prendere dei ragazzi ancora più giovani su cui poi li fanno maturare. Ci sono casi estremi di un ragazzo che è già vecchio per certi settori giovanili che però esplode e allora lì fanno lo sforzo, insomma. Cioè, se il gioco vale la candela lo fanno. Bene, Arianna, che cosa succede? Adesso 3 minuti di pubblicità. Bene, rieccoci, siamo ormai in conclusione di trasmissione, intanto cominciamo a vedere i primi saluti e diamo il collegamento a Divertilandia Parma per i saluti con gli amici del Frore. Daniele, per oggi è tutto, siamo arrivati ai saluti finali, abbiamo conosciuto la prima squadra e le giovanili del Frore Calcio. Da Divertilandia è tutto, ci rivediamo la prossima settimana, buona serata. Benissimo, e noi rieccoci in studio, siamo alle battute finali, abbiamo qualche problema di collegamento con Piacenza, purtroppo succede quando i trasferimenti avvengono con mezzi elettronici, quindi può esserci qualche ritardo. E allora, abbiamo ancora qualche messaggio, non abbiamo più? Sì, abbiamo un messaggio, ci chiedono, benissimo. Scusate, ma Noceto, quante squadre giocano? Fraore, Noceto e Picardo? Fraore, Fraore gioca Fraore, sì. Gioca Fraore. Esatto. Noceto, Picardo e Crociati Noceto, se non vado errato. Ma Crociati Noceto non lo so, sinceramente. Non sai dove giocano? No, perché devono ancora giocare, Ah, non hanno ancora giocato di fatto loro? Ok, quindi vabbè, teniamo per buono. È una domanda provocatoria questa. Era una domanda provocatoria per vedere come eravamo preparati. Esatto. Vabbè, però due squadre sappiamo che ci sono sicuro, che è il Noceto e la Picardo. Sappiamo che il settore giovanile sta andando avanti diciamo bene con il discorso anche appunto del Fraore che si è preso carico di questa importante diciamo funzione
di far crescere questi giovani di Noceto, di non lasciar perdere appunto questo grande patrimonio che c'è. Allora, siamo al momento dei saluti, perché abbiamo esaurito tutte quante quelle che sono appunto le nostre categorie. Ci dispiace di non avervi fatto vedere naturalmente il settore giovanile del Pro Piacenza, ma l'appuntamento del Pro Piacenza comunque si proroga anche alla prossima settimana con altri giovani, e quindi vi faremo vedere sia gli ospiti di questa sera che siamo andati fra l'altro a registrare, che quelli delle altre squadre appunto la prossima settimana, tutto quanto in un solo blocco, quindi per tutti gli sportivi, i familiari che devono vedere i propri campioncini in televisione, appuntamento rinviato appunto di 7 giorni. Detto questo, prima di salutare, voglio ricordarvi che per coloro che avessero perso, coloro che vogliono rivedere che cosa è successo nella nostra trasmissione, tutto quanto è possibile domani sera alle 20:15 sul canale 11 del digitale terrestre, sempre su Teleeducato. Allora, salutiamo i nostri ospiti, Arianna. Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, Filippo Eve e Marco Giovati. Benissimo, grazie di essere stati con noi. Marco Giovati lo ritroveremo anche la prossima settimana, naturalmente a parlare di tutte quelle che sono le formazioni di Parma, provincia, Piacenza. Lui è un profondo conoscitore un po' di tutte quante le squadre. Grazie alla nostra splendida Arianna, come sempre. Eccolo qui, in primissima fila nella nostra trasmissione. Grazie anche a tutte le nostre collaboratrici che hanno reso possibili i collegamenti, ovvero Ginevra e Silvia da Parma e Anna Maria e Francesca da Piacenza. Appuntamento alla prossima settimana con Goal Time.